Ok, abbiamo visto stamattina tutta una serie di concetti relativi al mondo dell'innovazione sociale. Nel pomeriggio, onde evitare di addormentarci, anche perché qualcuno qua dentro non ha preso il caffè, c'è un nutrito gruppo di persone che non ha preso il caffè, cercheremo di lavorare prima sugli elementi strategici, anche a livello personale, che determinano il contesto, delle competenze, delle risorse a disposizione. Per una persona nel momento in cui si approccia verso la creazione di impresa e successivamente andremo a lavorare proprio su un bando definendo una serie di gruppi di lavoro su progetti che già avete sviluppato. Quindi l'idea è di partire anche dal vostro business model canvas che dovreste già avere. Ma prima di tutto, dati ci dicono che anche in periodi di crisi e contrazione del mercato di lavoro, quello che viene considerato come un fattore invece di creazione di posti di lavoro è proprio la nascita di nuove imprese. Tutto questo considerando un fattore emergente che dal mio punto di vista deve assolutamente permeare come dire, la società, soprattutto in un momento storico in cui i giovani si trovano di fronte a una quantità, una vastità di informazione tale da probabilmente anche distrarre rispetto agli obiettivi da raggiungere. Parlo di formazione, parlo di scuola, parlo anche di vita sullo sport, vita personale. E la capacità di un territorio di educare anche all'imprenditorialità permette la creazione di start-up o di imprese che effettivamente possano crescere nel futuro. In questo caso, c'è una persona sul territorio che non ha inventato niente di nuovo, ma che quello che ha fatto lo sta facendo e è stato inserito in una lista dei 50 docenti più innovativi che utilizzano tecnologie, scusate, tecniche innovative per l'insegnamento nella scuola. Io non lo conosco personalmente, ovviamente, perché sempre venendo nei cioè andando a fare, diciamo, formazione nei territorium, o andando a fare cultura delle start-up nei territori, si cerca di capire dal territorio che suggestioni possono arrivare. E arriva questa suggestione che ho trovato ieri sul giornale. La cosa strana è che, insomma, che è venuta fuori da questo giornale è che l'ho trovato sul Corriere della Sera, all'interno, poi ho detto cerchiamo di andare ad approfondire sui giornali locali e non c'era niente. Quindi mi sono un attimo stupito della cosa. È un professore di Lecce, oltretutto, e si chiama Daniele Manni, lavora al Galilei Costa, istituto tecnico, e lui fa start-up, cioè con i suoi ragazzi lui promuove la cultura delle start-up. Addirittura, da quando ha iniziato, diciamo, a utilizzare queste tecniche di lavoro con i suoi ragazzi, ha creato 22 start-up. E di tipo digitale prevalentemente, e ha dato vita a una società cooperativa dentro la scuola per insomma, alimentare il concetto di autoimprenditorialità e sostenere finanziariamente le start-up che crea da lì dentro. E dentro questo, una di queste imprese è stata premiata, l'imprenditore è stato premiato come una tra le migliori imprese under 20 del mondo. Fa delle business plan competition o delle startup competition all'interno del contesto della classe, quindi fondamentalmente non fa nient'altro che creare cultura imprenditoriale. Questa cosa è fondamentale per riuscire ad avere nelle generazioni che verranno quantomeno il mindset che gli permette di affrontare il mercato con una serie di strumenti già conosciuti e anche e soprattutto con una capacità di analisi e di approfondimento che normalmente nelle scuole non viene insegnata. Cioè, l'ho trovato proprio per caso, è stato un esempio lampante di come effettivamente si possa lavorare già da quando i ragazzi entrano nella scuola per sviluppare questo tipo di cultura. Oltretutto, da quello che leggo, perché ripeto, non lo conosco personalmente, è anche un appassionato di. Appassionato, un, insomma, uno attivo nei settori di pace, inclusione, tolleranza.
Quindi anche conoscerlo per capire cosa sta facendo potrebbe essere un'idea per permearsi di questa cultura dell'imprenditorialità. Poi magari è stato il vostro prof, io non lo so, magari dava dei brutti voti, non ho più pari idea. Però, come vedete, cioè, dentro il contesto di questo premio, che è promosso da una fondazione, che è questa fondazione qua, ci sono anche attori importanti, attori, nel senso attori dell'ecosistema molto importanti. Quindi, ok, quindi conoscenza del territorio e comprensione di quelle che sono le dinamiche del territorio abbiamo detto essere una delle caratteristiche che permette all'imprenditore di andare a capire cosa sta facendo, dove lo sta facendo e in che momento lo sta facendo. Un po' di dati sul fenomeno delle start-up, diciamo. Il 90% delle mobile app che ci sono sul mercato non fatturano, nel senso che per quanto si inventino sistemi di gamification, sistemi di pagamento particolari, sistemi che prevedano l'utilizzo di un servizio in modalità free per un pezzo e poi in modalità pagamento per un altro, il 90% di queste non riesce tendenzialmente a fatturare. Che non generano ricavi. Proprio non fanno un euro. L'80% delle nuove imprese ha un tasso di mortalità elevato nel primo anno di vita. Se si riesce a superare il primo anno di vita, tendenzialmente è già un buon benchmark anche per gli investitori della sostenibilità economica dell'impresa. Nonostante tendenzialmente il punto di pareggio non si raggiunga se non dopo i 3 anni, in media, 2 o 3 anni. 4 start-up su 5 bruciano round di investimento. Che vuol dire che anche se riescono a incamerare soldi, per una mancanza di competenze nella gestione delle operazioni, della gestione diciamo anche della gestione operativa dell'impresa, per una mancanza di conoscenza di come effettivamente settare il fabbisogno in termini di personale rispetto a quelli che devono essere i costi generali o i costi diretti e i costi indiretti dell'impresa, tutta una serie di caratteristiche proprie dell'impresa bruciano capitale. E anche qua tendenzialmente questo ci fa capire che il bruciare capitale è semplicemente una mancanza non tanto di competenze tecniche quanto di competenze e di capacità di comprendere cosa è necessario fare e quindi di pianificare, che è un'altra delle competenze fondamentali di un imprenditore. Questa parte qua l'aveva messa perché era uscita nel contempo l'articolo su Briatore e i ristoranti, c'era stata tutta questa polemica sulle start-up, è uscito Briatore con questa cosa, non fate le start-up, andate ad aprire un ristorante, non è una pizzeria, esatto, non è detto, cioè siamo sempre lì. Di converso, negli ultimi 10 anni più del 50% di nuove opportunità di lavoro sono state create da start-up o da imprese di nuova costituzione. Questo è un fattore che genera lavoro, genera occupazione qualificata ed è anche un modo, investendo sul territorio, per generare occupazione qualificata che rimane sul territorio e che quindi genera nuove competenze a disposizione del territorio. Abbiamo un dato su Milano, che verifica effettivamente un tasso di crescita molto elevato anche di imprenditoria, di piccola imprenditoria. Quindi, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di questo. Sempre se parte il video con i suoi tempi e le sue. Allora, questo è un video, non so se avete mai visto, se conoscete i TED Talks, ok. Questo in particolare è un TED di Barcellona del 2013, direi, in cui questa persona che tendenzialmente lavora in un venture capital che investe nel settore della salute, della sanità, spiega alcuni fattori di successo che effettivamente gli investitori vogliono trovare nei team.
E mentre parla ve lo narro velocemente perché quello che ci interessa sono le cinque parole chiave che lui va a recuperare. È un ragazzo Good. cattivo, I'm dice. a venture capital investor. I'm the bad guy. I'm here not to make friends. You'll see that in a minute. First, I'm the guy who says no. Allora, se vi servono i sottotitoli li mettiamo su, se invece volete mettiamoli, va bene, allora li mettiamo. Sì, aspetta un attimo che mi devo ricordare. I receive more than 400 business plans per year and I say no to more than 98% of them. So how about that for being a bad guy? And so my mind is really focused on destroying the idea, on finding reasons to say no, on killing the idea. But number two, and that's Quindi lui è la persona che distrugge tendenzialmente i progetti. Ok? really worse than the first one. Oh boy, now you're gonna hate me big time. Because I've been trying to reconcile for the last years money and the social sector by bringing for-profits into the non-profit world. Ha cercato di That's a connettere beautiful questi due thing. posti, These two questi due worlds settori. can be reconciled. And they say, Luis, you're corrupting the soul of the social sector by bringing for-profits into it. L'anima del settore, stai corrompendo l'anima And I delle. say, look, the problems we're facing are massive in scale. Don't tell me about the soul. Quindi abbiamo problemi giganteschi, non parlate di anima fondamentalmente, perché stiamo affrontando problemi che non possono essere affrontati solo sul micro. Don't you dare. Tell me about solving those problems. Let's put everybody to the task, for profits and non-profits, to make things better. So I'm the bad guy and I'm really pissed off, to be honest, because I see lots of ideas that really could help a lot to lots of people and they never get to the marketplace because they are weak. And I'm really tired about that. And that's why I raised a venture capital fund to invest in bold, innovative ideas and to help them get to the marketplace. Because healthcare sector is very social by nature. I mean, everything you do in healthcare is social. So I would like to share with you tonight the five things social healthcare entrepreneurs have in common, social successful healthcare entrepreneurs have in common. Okay? I'm gonna do like a reverse top five. I'm gonna start with number five. They do know the real value of an idea. Let me tell you. Nella scala, la quinta cosa è che loro non conoscono, gli imprenditori sociali non conoscono veramente il valore della loro idea. Ok? The real value of an idea is nothing. Zero. Now, if you take it to the marketplace, it may be worth a lot, both in money and social impact, but its value depends on its execution, not on the idea itself. So that's why we're looking for the team. I mean, we investors, we don't invest in ideas. That's so wrong. We invest in the execution of idea. Concetto di non investire in idee campate in aria o in progetti che non stanno in cielo in terra, ma nell'operativizzazione di quell'idea. Quindi Okay. il valore generato dall'idea non è investibile se non ha una parte di execution, cioè una parte che ti permette di capire quanto quell'idea, una volta validata e testata, sia capace di stare in piedi.
Stiamo parlando di venture capitalist, eh? Quindi di persone che investono milioni di dollari barra euro. Therefore, looking at the team, which is the most important thing. Number four, they hate. And I know hate is a strong word, but I mean, when I say hate, I really mean it. They hate. And behind every successful idea, there's someone who's really pissed off. For example, this entrepreneur, I mean, every year in Africa, more than 1 million kids die because they drink water that is not sanitized. Imagine the magnitude of the problem. More than 1 million kids dying every year. And then there's this entrepreneur that found out that with a straw, it's called LifeStraw, his company, he can take the water through the straw, and then the straw eliminates with a series of filters all the bacteria that are there, and he can manage to save the lives of tens of thousands of kids every year. Now he deserves all our respect. So he was really pissed. Okay, number three, they shout their resistance to the world. There's some moments when I'm, for example, at my office, and then the entrepreneur would come and say, Luis, I'm going to pitch you something, but please, let's keep it secret. No one can learn about it because they would copy me. You can't imagine how pissed I am. La paura di condividere le idee. This bloody bastard. And it's not my blood. So, they want to share, they shout their resistance to the world. Okay. Number two, they are paranoid. They focus on their weaknesses, not on the things that they do good. They focus on their weaknesses. Let me tell you something. There's a way to find out if anyone is paranoid or not. And I ask always the question. And I usually ask the question at the end of the meeting when the entrepreneur is tired and is caught off guard. See? We investors are that smart. And the question is, Mr. Chief Executive Officer of the company, what doesn't let you sleep at night? Now, you can imagine how many people say, well, actually, not much. I really sleep well. I think I can make it so confident, so bold. I don't want to bet for this guy. But then, now and then, there's someone who says, look, Luis, I mean, I'm so frightened because maybe the Federal Drug Administration will kill the project, and then there's these two competitors working in Palo Alto, Qui sta dicendo come praticamente in un progetto. Il fatto di essere così paranoici non va a prendere il buono dell'impresa, cioè nel senso uno è paranoico sempre su una serie di cose senza considerare poi quello che il mercato effettivamente sta facendo rispetto ad altri concorrenti. E c'era un altro passaggio in cui diceva sono paranoici del male, cioè di quello che non fanno bene piuttosto di quello che fanno bene, quindi non esaltano quello che effettivamente fanno bene e quello che li fa dormire la notte, non li fa dormire la notte, è questo piuttosto che il fatto di analizzare la concorrenza, che dovrebbe essere invece quello che è il loro problema principale ricorrente durante tutto il giorno. O comunque di capire come si muove il mercato. I need to stop them. Okay, calm down. I understand. I understand. So these are the guys that I want to bet. And finally, number one and the most important so far, I mean, by far, it's they look both at the social impact and money at the same time. And they do so because they know the idea is bold, it's big, they need to attract money, they need to attract venture capital. And you know, as a society, we have a problem ourselves because we see a CEO, for example, of a dot-com company, and he's making, I don't know, 1 million euros per year, and we say, and this guy is a god. But then we see the CEO of a company that's trying to bring an HIV vaccine to the sector, and the guy tries to make, I don't know, 200,000 a year, and he's so selfish.
like a devil. I don't get it. You gotta be kidding me. This guy is actually helping people. Why should I mean, and if we want talent to accept you, we need to attract the talent, and they need incentives. People do respond to incentives, okay? So we need to bring everybody to the task and attract this talent. So finally, wrapping up, let me tell you just that if you have an idea in healthcare, please come and see me. Let's have a coffee together. Maybe you'll find out at the end that I'm such a bad guy. Non sono esattamente i cinque valori, sono praticamente cinque cose che un venture capitalist va a considerare nel momento in cui si trova di fronte in questo particolare settore, in questo particolare contesto, quindi progetti innovativi nell'ambito della salute, quando si trova davanti degli imprenditori sociali. E quindi tendenzialmente quella che mette al quinto posto è il valore dell'idea, che solo come valore è zero, cioè nel senso che il valore di un'idea non è consistente fino a quando quell'idea non è stata testata. Un'altra cosa che dice, lo dice tra le righe, è il team, cioè l'importanza di come è composto il team e di come effettivamente questo porta all'esecuzione, all'operativizzazione dell'impresa. Dall'altra parte dice il segreto relativo alla tua impresa, cioè non parlarne con nessuno, che è una cosa che tendenzialmente non ti permette di testare anche rispetto ad altri competitor e anche rispetto a potenziali compratori il prodotto che stai sviluppando. E questo ricade in quella, insomma, questione di paranoia rispetto a fare le cose, solo al fare le cose al meglio possibile e a non analizzare tutto il contesto di riferimento. E il fatto di focalizzarsi in maniera ambivalente, dando lo stesso peso ed equilibrio all'impatto sociale e al denaro. Questo non ti permette di focalizzarti di volta in volta su uno solo degli aspetti della condizione di impresa, o quantomeno di non diversificare, anche solo in termini di ruoli, quelli che sono le competenze di ciascuno su diverse parti del progetto. Cioè una cosa che gli imprenditori sociali, questo settore e quelli che incontra lui, contestualizziamo il tutto, e fanno spesso, quello di non lasciarsi, aiutare anche da altre persone nello sviluppo della propria impresa. E se ci pensate, nel contesto di alcuni progetti associativi, ci sono delle dinamiche simili, cioè si parte, molto più diffuse, si parte con un'idea, si pensa che sia la migliore del mondo, si pensa che sia l'unica idea capace di andare a generare quel tipo di impatto, cambiamento o anche solo attività su una particolare tipologia di utenti, e si va dritti come un treno, senza poi fermarsi a capire se gli utenti effettivamente hanno beneficiato di quel tipo di intervento, o se quel tipo di intervento ha generato altri impatti sul territorio. Ribadisco, è un venture capitalist, hanno logiche di ragionamento che sono tutte proprie, e domani le vedrete anche con Matteo in parte, di un settore che ha bisogno di ritorni economici immediati su investimenti di grossi taglie. Quindi che devono per forza tenere in considerazione il lato dello sviluppo dal punto di vista finanziario dell'impresa. Ok. Quindi parliamo di poterci trovare ad affrontare un mercato dei capitali che necessita di competenze di un certo tipo, ma necessita soprattutto di spirito imprenditoriale. Ma non solo. Nel momento in cui affrontiamo tutto questo, lo vediamo a pezzi questo video qua, noi non teniamo in considerazione anche di un'altra serie di caratteristiche che sono proprie dell'imprenditore. Questo è un video molto simpatico, anche abbastanza leggero,
che mette in serie, mette in, come dire, sì, mette in sequenza una serie di miti sull'imprenditore, sull'imprenditoria, che anche nella realizzazione di un progetto spesso possiamo tenere in considerazione per migliorare il progetto. Poi, come vedete, le tecnologie ci permettono di fare tante cose, ma la traduzione non è che sia questo granché. Allora, questo lo vediamo a pezzi, nel senso che quello che vorrei iniziare a fare adesso è prendete le vostre penne, foglio di carta e penna, o tablet, computer, quello che volete, e iniziate a cercare di riempire, senza schemi, liberamente, tutte le vostre caratteristiche personali rispetto a questi 10 elementi che andiamo ad analizzare. È un lavoro che dopo riprenderemo, e lo riprenderemo in termini più generali sul vostro progetto. Ha presentato 4 casi di imprenditori di successo che sono partiti veramente dagli scantinati con imprese che adesso fatturano miliardi di dollari. Partendo tutto appunto, cioè giocando molto su questa cosa, che non sono maghi, non sono persone di chissà che tipo, ma semplicemente hanno delle caratteristiche in comune che gli hanno permesso di arrivare al punto in cui sono arrivato. Quindi quello che fa vedere adesso il video, che è dell'Università di St. Gallen, che è un'università svizzera in cui lavorano molto sull'imprenditoria e sull'imprenditorialità, quali sono le caratteristiche in comune che si possono trovare all'interno dei contesti imprenditoriali di alcune persone che hanno veramente fatto imprese multimiliardarie. Successful entrepreneurs are not necessarily male dropouts and secret geniuses. No, the potential for entrepreneurship is in each of us. The entrepreneur we want to send on a journey into an uncertain future is female, and neither a visionary nor a dropout. She doesn't have much money either, and no sudden brilliant idea that she puts into action purposefully. And still, she masters the uncertainty like our super entrepreneurs. Because she also uses the entrepreneurial method, consciously or unconsciously. The entrepreneurial method.
Ok, quindi il primo mito che abbiamo visto è che il metodo imprenditoriale, o comunque l'approccio imprenditoriale, non è un approccio che consta di tante particolari studi tecnici. Indubbiamente la componente tecnica di studi personali è una cosa che ci fa capire in che settore effettivamente possiamo fare impresa. Ma di fondo quello che da ricerche, da studi ed analisi hanno dimostrato è che tre sono fondamentalmente le cose principali che vi invito a scrivere adesso, cioè l'identità, chi siamo, le competenze che abbiamo e la rete di contatti. Quello che fa vedere dopo è semplicemente che non si parte da una ricetta per poi trovare, capire quali sono gli ingredienti che effettivamente servono, ma si parte dagli ingredienti e con quelli si crea qualcosa. Orientato a un obiettivo, orientato a uno specifico obiettivo, che è poi il bisogno che andiamo a soddisfare. Quindi, primo esercizio adesso e ci prendiamo 5 minuti, 2 minuti, ci ragioniamo un attimo, però devono essere di getto perché siete voi, cioè non stiamo parlando di un'altra persona, state analizzando, state lavorando su voi stessi. Quindi definire chi sono, in due parole, che richiamano poi una serie di concetti, sicuramente, ma che siano appunto due parole. Due parole intendo, cioè non fate delle frasi gigantesche. Dobbiamo diventare imprenditori, quindi bisogna imparare. Allora, ha chiesto se è una presentazione di noi e delle caratteristiche. In questo momento è una presentazione, non vi chiederò di fare la presentazione, attenzione, è un lavoro che tenete per voi e che dopo metteremo in comune rispetto ai progetti. È un lavoro che deve servire a capire quali competenze effettivamente possiamo mettere e rispetto a cosa le possiamo mettere, che è la nostra identità, il nostro senso, cioè chi vogliamo essere, e su un progetto. Cioè, se noi volessimo diventare imprenditore, noi sappiamo. Io sono Cristian Mancinone, mi occupo di sociale da una vita e ho una serie di competenze dovute da una parte all'ambito della ricerca, dall'altra parte all'ambito delle start-up e una rete di contatti che ho sviluppato sia in ambito universitario, sia in ambito regionale, sia in ambito di start-up in seguito a una serie di lavori che ho fatto. Punto. Cioè è una cosa veramente semplice che però vi serve intanto a contestualizzare chi voi siete nell'ottica del progetto che vorreste implementare. Senza però pensare ancora al progetto, cioè veramente partiamo dalle basi. E perché farlo in 2 minuti? Perché non ci dovete pensare, fare i classici voli pindarici della progettazione italiana in cui si mettono milioni di parole. No, poche idee ma chiare da cui partire. Ovviamente sono tutte considerazioni che sicuramente avete già fatto perché nel momento in cui magari avete scritto un curriculum, ci avete pensato, magari nel momento in cui vi siete trovati ad affrontare un colloquio di lavoro, ci avete pensato, o anche solo nello strutturare i vostri progetti, in ambiti imprenditoriali o meno, ci avete pensato. Il lavoro è quello proprio di buttarle giù, cioè scaricare a terra quelle che sono la nostra identità e le nostre competenze e le reti di contatti che potremmo arrivare a sviluppare o che abbiamo già in atto, sempre per macro categorie, senza scrivere quello lo faremo dopo, conosco Pinuccio che è il panettiere della zona, che abbiamo visto. Altro suggerimento quando si fanno questi lavori è lavorare per parole chiave, cioè non andare a costruire frasi che
che mettiamo, ci mettiamo molto più tempo a strutturare la frase perché la vogliamo costruire grammaticalmente perfetta, invece che andare a buttare giù le parole chiave per definire le caratteristiche. Ok, andiamo a vedere una seconda caratteristica. And then mix up various kinds of possible creations. With entrepreneurship, it's not the goals we focus on in the beginning, but the means. By acting without a single fixed goal, a Richard Branson is able to imagine a whole portfolio of goals and possible ventures. After all, he founded Virgin Records and Virgin Airlines before Virgin Galactic. What's also important, business ideas don't originate in the shower, but Ok, il secondo punto che abbiamo visto è molto più semplice e non è probabilmente neanche da scrivere, ma non focalizziamoci sugli obiettivi, ma sui mezzi che abbiamo per raggiungerli. Perché per quanto noi abbiamo obiettivi altissimi, se non ci rendiamo conto di quali sono in quel momento, in quel contesto, e con quella specifica combinazione di mezzi, quelli che abbiamo a disposizione, dobbiamo restare a ritarare ogni volta gli obiettivi. Quindi partite dai mezzi che avete a disposizione, individuate proprio in due parole che tipo di mezzi in questo momento potete avere a disposizione nell'immediato per partire col progetto. Risorse, sì. Qua i mezzi fa riferimento più a quelli che abbiamo definito prima, cioè identità, competenze scusate, e i contatti. Iniziate però a ragionare anche in termini di risorse di altro genere. Perché poi questi mezzi, una volta che li abbiamo capitalizzati, cioè li abbiamo resi, come dire, capaci di creare valore, li possiamo utilizzare per raggiungere diversi obiettivi a stadi di sviluppo differente del percorso imprenditoriale. What's also important, business ideas don't originate in the shower, but develop in multiple numbers when applying the entrepreneurial method. The idea is the easiest part of the founding process, and waiting for the right idea can lead to waiting forever. Our entrepreneur is already equipped with everything she needs for founding a business. She just has to get going and design the future. But there's a lack of money, not if Alice had to. Ok, altra cosa sulle idee, cioè non aspettiamo che l'idea arrivi, oppure abbiamo l'idea balenante che è lì, sì, no. Nel momento in cui sappiamo e siamo quantomeno certi di avere determinati tipi di competenze, un'identità, ed è importante averla perché se andiamo a fare qualcosa in cui non ci identifichiamo dopo un certo periodo di tempo, perdiamo l'obiettivo di vista, perdiamo di vista anche la vocazione che abbiamo a fare quella cosa. Quindi non andiamo a cercare un'idea tra le tante, ma abbiamo questi mezzi, abbiamo individuato che potremmo utilizzarli in questa particolare maniera, ci facciamo contaminare da altre idee che esistono, ma poi cerchiamo di portare avanti quella che risponde alle nostre caratteristiche, ai nostri mezzi. In questo senso vi invito a buttare giù in tre parole che tipo di idea. Vi ripeto, liberatevi dai vostri progetti in questo momento. Potreste con le vostre competenze, identità, risorse, portare avanti. Va benissimo anche, cioè va benissimo il vostro progetto, però se per chi magari non ha progetti consolidati o anche solo abbozzi, provate a togliere di mezzo tutto questo e a capire che cosa eventualmente potreste fare. Un esercizio che si fa spesso anche in questo senso è lasciar perdere il progetto e iniziare a strutturare nuove idee, in modo tale da avere un set di idee che però fanno riferimento proprio alle proprie competenze.
Non è detto, questa è un'altra caratteristica, che l'idea sia effettivamente quella giusta, e qui, e dopo lo vedremo in un altro video, non aver paura del fallimento. Cioè il fallimento non è uno sbaglio, il fallimento è un apprendimento, è un qualcosa che ci lascia delle, come dire, una consapevolezza di errori o anche non errori, ma condizioni sbagliate che non abbiamo analizzato, che ci permetteranno in futuro di avere una maggiore consapevolezza di quali sono state queste condizioni di base che non ci hanno permesso di sviluppare quel particolare tipo di idea in quel momento. La quarta inizia ad andare più già sulle cose pratiche, cioè i fondi. Ricordiamoci sempre dell'inspiration che abbiamo visto prima di Serena Biffi. Ok, 150 euro. Ok, andiamo ad affrontare altri tre concetti. E questa nella cultura, diciamo, italiana non è una cosa, come dire, facile da andare a digerire, ma anche il fatto di poter affrontare dei costi che siano, scusate, traduzioni ogni tanto mi vengono, affordable, che siano sostenibili, affrontabili in questo senso. È una cosa che dobbiamo anche considerare nel momento in cui vogliamo avviare un progetto imprenditoriale, perché impresa vuol dire rischio. E anche un investitore o una persona che è magari disposta a investire capitale, se non vede da parte nostra quella propensione al rischio imprenditoriale, probabilmente si chiede il perché. Sostenere delle spese non vuol dire spendere milioni di euro, vuol dire capire quali mezzi abbiamo a disposizione in termini di risorse economiche, risorse di tempo, e molto spesso un errore che si fa è non valutare dal punto di vista economico qual è il tempo che stiamo spendendo su un progetto, che sicuramente non è un tempo che verrà ripagato, ma è un tempo che ha un valore economico. E dall'altra parte la fiducia delle persone che ci stanno intorno. Mettendo a sistema questi tre, la fiducia vuol dire anche rete di relazione, che può voler dire utenti, clienti, può voler dire risorse gratuite che ci vengono messe a disposizione. La sommatoria di questi tre elementi ci permette di affrontare l'inizio del percorso imprenditoriale, che difficilmente è finanziato da capitali esterni, se non da garanzie dei genitori, questo modello classico, ci permette di affrontare questo viaggio sapendo esattamente fino a dove ci possiamo spingere con le risorse che abbiamo a disposizione. Ma su quel fino a dove, cioè su quell'obiettivo, spingere al 130%, in modo tale da riuscire a mettercela tutta per capire se effettivamente è o non è fattibile in un tempo relativamente breve. Fa la metafora del viaggio, cioè cadere nel momento in cui si è speso poco fa meno male che cadere quando si è speso una vagonata di soldi per una cosa che non andrà da nessuna parte. Tempo e fiducia degli altri sono due risorse fondamentali che molto spesso non vengono tenute in considerazione. Esercizio, vi mettete sotto e scrivete quanto ho a disposizione, 50 euro, 100 euro, 0 euro, chi sono i miei network di trust, chi è che ha fiducia in me, chi è che può riporre fiducia in questo tipo di progetto, che tipo di fiducia, perché, quanto tempo ci ho già investito e quanto me ne servirà da investirci ancora, che tipo di tempo posso investirci, tutta la giornata,
un'ora alla sera e iniziate a clusterizzare queste informazioni, perché sono fondamentali per capire anche effettivamente qual è l'investimento reale totale che voi potete fare su quel progetto. Perché se pensate di sviluppare una startup un'ora alla sera, no. Nel senso che una startup è una cosa che è 24/7, cioè 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Ovvio che poi bisogna mantenersi. In questo sta la capacità di arrivare a capire qual è il livello di saturazione che possiamo avere sul progetto che è la nostra idea imprenditoriale e su quello che è la nostra vita normale di tutti i giorni. Vi invito a farlo, cioè a farlo come esercizio proprio per iniziare a pensare soldi, tempo, persone o reti. Può anche essere che non abbiate soldi, non abbiate reti e non abbiate tempo. E a quel punto, se comunque vi rimane l'idea, probabilmente non è questo il momento giusto per realizzarla. Questo non vuol dire che l'idea non sia validata. Vuol dire semplicemente che è da spostare l'orizzonte temporale, cercando probabilmente in quel contempo di analizzare nuovi fattori che possono intervenire per attivare l'idea. Nuovi contesti a livello economico, nuove politiche, nuove reti, nuovi contatti, nuove persone che hanno tempo da mettere a disposizione e che quindi magari possono sposare il vostro progetto e portarlo avanti. Questo è anche il livello in cui inizia a intervenire la pianificazione, cioè la capacità di riuscire a orientare risorse e mezzi a obiettivi in termini di tempo. La pianificazione è fondamentale nella parte di execution, ma anche nella parte di validazione dell'idea di startup, perché ci permette di dire quali attività fare prima, quali attività posticipare, quali sono le attività chiave e quali invece sono attività secondarie che non possono essere attivate se prima non succede qualcosa. Questo ci fa capire come ragionare in orizzonte temporale, ci permette di dire anche quanto ci costa quell'orizzonte temporale, in termini di investimento anche solo di energie da spendere sul progetto, e se possiamo affrontare o meno questo investimento. È come se stessimo ragionando su noi stessi in termini di venture capitalist, cioè siamo i finanziatori di noi stessi in questo momento. Ok, abbiamo tutta una serie di strumenti, abbiamo capito come settare gli obiettivi, vogliamo fare questo viaggio. Ok, l'abbiamo già visto prima, parlare con gli altri non è un modo per farsi rubare l'idea, ma è un modo per togliere
trovare nuovi obiettivi e quindi capire e mettere in gioco anche quelli che ci eravamo dati noi prima, e testare e validare le idee, riuscire ad avere accesso ad altre competenze, identità e risorse e reti che possono solamente ampliare la nostra capacità di attivazione rispetto all'idea. Dall'altra parte c'è anche la capacità e la necessità di co-generare il processo di creazione dell'idea, sempre perché questo processo sia un processo che è permeato da più punti di vista, e eventualmente nel momento in cui si dovesse arrivare a un come dire, a una sorta di matrimonio di identità, di idee, di obiettivi, anche a negoziare delle condizioni rispetto al ruolo di uno e al ruolo dell'altro. E si vedono sempre più spesso startup che hanno 7 founder e co-founder, anche no, cioè nel senso, va bene, ci sono 3 founder, ma ognuno ha il suo ruolo ben determinato, e che sia il CEO, il CIO, il CFO, che alla fine sono, come dire, termini per definire chi si occupa dell'amministrazione, chi fa lo sviluppo tecnologico e chi invece fa la parte di gestione e sviluppo del business. Poco importa come si chiama, l'importante è che sappia bene qual è il suo ruolo all'interno del contesto in cui si sta muovendo, che deve richiamare a tutto l'insieme di identità, mezzi, connessioni, reti, fiducia, che l'insieme, diciamo, il team di progetto è capace di generare. Quindi in questo, quello che dovete capire, questo prende un po' più di tempo, quindi è un esercizio che vi lascio anche da fare dopo insieme, è capire con chi stiamo parlando, cioè chi ci troviamo intorno, e se quell'identità, quei mezzi, quelle risorse, quelle reti sono effettivamente condivise o se possono essere di ostacolo rispetto allo sviluppo del progetto. Perché se io arrivo ad avere contatto con un finanziatore davanti al quale vado a parlare con 2 visioni diverse del progetto, ho perso il finanziamento. Se io arrivo a prendere i soldi per un bando, 10.000 euro per fare un tipo di evento in piazza, e l'evento in piazza di educazione alla cittadinanza attiva, nel momento in cui lo devi implementare e rendere operativo, vado a fare da una parte l'attivismo in termini di raccolta differenziata, dall'altra parte l'attivismo in termini di lotta sociale, probabilmente quelli che sono i miei utenti del momento, che sono i bambini, vanno in pappa e quindi non capisco cosa stanno facendo. Non ho generato impatto. Iniziamo con una visione ben chiara e definita, unica, semplice, ma che sia condivisa da tutti. La non condivisione non è un fattore di insuccesso, è semplicemente una caratteristica che ci deve dare la capacità di rianalizzare il processo che ci ha portato alla creazione di quel progetto nell'ottica di capire se riusciamo a tenere insieme tutti i pezzi, oppure se diversi pezzi devono essere attivati a diversi momenti. In quel momento emerge la figura di un leader sempre. Il leader non è colui che decide, il leader è colui che guida. Quindi è una persona che deve essere capace di stare anche in silenzio, ma di avere la visione complessiva di tutto il sistema. Ok. Quindi questa è una cosa che, cioè, probabilmente ci vuole un po' più di tempo da fare, la facciamo dopo nel momento in cui andiamo a parlare dei progetti. The common shared goal. They negotiate the future together and co-create the profits. By the way, don't we need a business plan with a clear understanding of where the journey is headed? An itinerary like that can be helpful, yes, but sometimes it prevents the journey to India from ending up in America, the promised land. So I'm sailing aimlessly in one direction or the other, depending on the wind. But entrepreneurship is a crapshoot. Granted, luck is one element of the formula of success. But if I act according to the entrepreneurial method, I improve my odds. It's about a learnable routine and dealing with the unexpected. But
aren't you born to be an entrepreneur? After all, entrepreneurial success is rooted in the genius. Wrong. The entrepreneurial method of our suit. Mito numero 8. La fortuna va bene, ma bisogna essere capaci di pianificare e analizzare le diverse possibilità per il progetto di riuscita e di affrontare quelli che possono essere scenari che non ci eravamo aspettati. Gli imprevisti, esattamente. Il fatto di analizzare questi scenari prima che accadano, non li riusciremo mai ad analizzare tutti, non è possibile. Però possiamo prevedere, a seconda di, e qui vengono fuori delle competenze, diciamo, più tecniche, a livello di analisi del territorio, del contesto, delle persone che abbiamo di fianco, della nostra identità, dei mezzi e di tutto il resto, dove effettivamente quel progetto potrebbe andare a finire in 3, 6, 12 mesi, un anno, 2 anni, 3 anni, senza sapere se effettivamente dopo un anno quello che accadrà sarà quello, ma avendo la capacità di capire, dinamicamente, cambiando quindi anche gli obiettivi, in che modo guidare la canoa, cioè in che modo guidare la barca. Questo cosa ci porta? Questo ci porta ad affrontare con più sicurezza anche eventuali questioni che dovessero sorgere nel momento in cui andiamo a parlare con un finanziatore su un progetto. Perché se già noi abbiamo avuto la capacità di analizzare le differenti strade che il progetto, il percorso può prendere, abbiamo già analizzato una serie di blocchi che possono fermarci. E da lì le soluzioni possono essere molteplici. Anche solo aver pensato a come affrontare i blocchi è già una propensione alla soluzione. Mito numero 9 sta dicendo che l'approccio imprenditoriale non è una cosa genetica, cioè sicuramente chi ha avuto un nonno imprenditore agricolo, imprenditore manifatturiero di qualsiasi tipo, che ha respirato in casa area di impresa, avrà delle competenze, delle capacità in più, ma non è detto che le sappia sfruttare. L'approccio imprenditoriale è apprendimento continuo. Ok, le ultime due caratteristiche, il 9 l'abbiamo già detto, non aver paura del fallimento, ma imparare dal fallimento, e il 10 me lo sono scordato, scusate, ma... e il 10 è tendenzialmente di essere dei sognatori e di guardare sempre, cioè di avere sempre bene in testa quello che ci aspettiamo di arrivare a costruire nel futuro, cioè avere una visione. Qua fa un riassunto veloce di tutte le caratteristiche. First, entrepreneurship is not an extraordinary phenomenon, but lies dormant in each of us as an entrepreneurial potential to act. Second, according to the entrepreneurial method, I start with revealed needs. Who I am? What do I know? Whom do I know? Not with mystical goals or fictitious ideas. So there's no reason to wait. Third, as an entrepreneur, I don't submit my actions under one great idea. No,
On the basis of my stock of means, I constantly develop my imagination about various possible goals for the solution of specific problems. Fourth, instead of an expected return, what do I want to earn? The upside potential. I define the affordable loss, the downside potential, and ask, how much is it worth to me? How much can I afford to lose? Fifth, I don't keep my ideas secret, but exchange my goals on the basis of my means with others. The business idea is the cheapest. There are so many ideas. My stock of means is the most valuable thing in the entrepreneurial process. So, six, co-creation develops with the additional means and the new goals of the partners. Seventh, business plans most likely do not reduce uncertainty, but surely prevent reaching unplanned yet desirable goals. Eighth, luck is a part of entrepreneurial success, but with the entrepreneurial method, I turn the wheel of fortune more often. Ninth, we're not born as entrepreneurs, but can learn to deal with uncertainty. Tenth, if you co-create the future as an entrepreneur, you don't have to predict it. Science has many parallels to... Qua fa un parallelo con la scienza che vi risparmio, insomma. Ok. Nel momento in cui andiamo a parlare di capacità imprenditoriale, di approccio imprenditoriale, dobbiamo tenere però in considerazione una serie di costi nascosti che spesso nel momento in cui si parte con un progetto, ma anche di tipo associativo, e vi parlo anche per esperienza personale, non si tengono in considerazione. Cioè, la tua impresa è sempre nella tua testa. Nel momento in cui decidi di fare impresa, quello è il tuo pane quotidiano. Come diceva prima il venture capitalist, è quello che non ti fa dormire la notte. Che non vuol dire che non ti fa dormire perché sono problemi, ma non ti fa dormire perché è un costante processo di creazione. Si parla di distruzione creativa, cioè andare sempre a rimettere in discussione, sì, ma anche se una cosa non è finita, provarla, testarla, validarla, scambiarla con le altre persone, perché non sarà mai perfetto, non sarà mai la cosa definitiva. La seconda è più da startuppare digitali, il tuo sito non sarà mai finito. In realtà il sito è una parte di un insieme di cose che sono da fare, e se il vostro business si basa su un approccio digitale o su un sito web, è necessario che sia fatto bene e che non sia costruito in maniera amatoriale. Se invece si tratta di un sito, di un progetto, probabilmente può essere costruito anche più in maniera amatoriale per dare più tempo ad altre cose. Trovare l'idea giusta richiede tempo e lavoro. Stiamo sempre nel contesto delle start-up, un contesto altamente competitivo, quindi ribadiamo, è un corso, cioè questo è un percorso di start-up sociale, ok sociale, ma deve tenere in conto di quelle che sono le condizioni di base per la creazione di start-up. Qua dice che trovare la strada per il successo è un lavoro che richiede da 1 a 3 anni di duro lavoro. Andare dai clienti, provare a vendere, subito. Il business model perfetto non esiste, sarà sempre rimesso in discussione nel momento in cui cambiano le condizioni. E anche se ci sembra di perdere capitale, ma l'investimento è quello giusto, e questa è una capacità che si acquisisce col tempo, capire se quel tipo di investimento e quel taglio di investimento, anche solo in pubblicità, ho messo 50 cartelloni, 50 affissioni pubblicitarie in giro per Lecce e non è venuta una persona, probabilmente non era quello il mezzo giusto. Questa è una cosa che possiamo prevedere, perché facendo dei tentativi con un manifesto, una brochure, un inserto su una una guida turistica del posto, vediamo qual è, diciamo, il canale che ci ha portato
più clienti, più utenti, che ci ha portato più visibilità. Attenzione ai tempi di pagamento. Io faccio l'attività, fatturo, mi pagano. No, io faccio l'attività, se tutto va bene mi pagano, se va come deve andare mi pagano a 60, a 120, a 180, nel caso di qualche pubblica amministrazione a 380 giorni. Questo è un problema di liquidità, cioè i soldi che a me servono per pagare gli stipendi, i fornitori, insomma, tutto ciò che mi serve a livello di costi diretti per l'attività, sono tutte uscite che sono nell'immediato. L'idea di andare a ragionare sui crediti e sui debiti che ho, di andare a ragionare sulla direzione di pagamento, va bene, però non è su quello che si basa la sostenibilità dell'impresa, anche se ci sono tipologie di imprese che costruendo una rete fiduciaria, una rete di, come dire, di rapporto di lunga durata con i fornitori, magari si fa finanziare facendosi concedere credito in quel senso, ma non è così, cioè nel senso tenete in conto della dimensione temporale anche dei pagamenti, perché non è detto che anche se l'attività che avete fatto è necessaria e l'avete fatta bene, il pagamento arrivi domani. E se voi non avete pianificato, anche se il pagamento arriva, probabilmente arriva in un conto che non esiste più, perché non esiste più la società. O è un debito che verrà utilizzato per saldare i crediti di qualcun altro. Oddio. Ok, sì. Si vede un po' male comunque. Questa la devo recuperare. Ok. E attenzione alle persone che ci mettiamo a nostro fianco e attenzione anche ai partner che scegliamo, con cui scegliamo di lavorare, perché non è detto che i partner con cui scegliamo di lavorare condividano la nostra visione, non è detto che questo poi ci riporti in termini di, come dire, di ritorno anche di immagine, qualcosa di positivo o negativo. Molto spesso è meglio non lavorare con un partner che probabilmente non condivide il nostro modo di fare impresa e quindi perdere un'occasione piuttosto che andare a, passatemi il termine, sporcarci le mani con qualcuno che a lungo termine, a lungo periodo, non ci porterà con gli effettivi benefici che noi ci aspettavamo. E la capacità di un leader, di un amministratore, di un gestore di impresa è anche la capacità di prendere decisioni sulle persone. Anche questo molto spesso in contesti associativi non si riesce a dire di no alle persone. Sbagliatissimo. Cioè, siate consapevoli del fatto che dire di no fa bene anche alla persona che avete di fronte. C'è modo e modo di dire di no, c'è modo e modo di parlare con le persone, c'è modo e modo di costruire insieme un rapporto. E quindi di sfruttare, scusate il termine, di utilizzare, di mettere a frutto le risorse, le competenze particolari di un tipo di persona con un percorso dedicato che richiede però tempo. E questo nelle cooperative sociali è uno dei principali momenti di panico, nel momento in cui si deve fare la progettazione, cioè il tempo da dedicare alla formazione delle persone e delle risorse umane. È un lavoro che fa parte, cioè è un lavoro che va fatto perché rischia di minare alla base tutta la parte di sostenibilità economica del progetto. E quindi qual è il trade-off tra il dire di no alla persona e il non generare un impatto potenzialmente elevato? Dirlo nel modo giusto, dirlo al momento giusto. Cioè non aspettate a dire guarda, su questo progetto forse è meglio che tu non ci lavori, intanto lavora sullo sviluppo di quest'altro. Oppure fammi questo. Per fare questo, tendenzialmente la persona di riferimento deve essere una persona che non può, cioè da quel punto di vista non deve essere attaccabile, nel senso che un leader di progetto o un amministratore, un imprenditore è il primo a sporcarsi le mani. Se mi chiedi di fare una cosa che tu non hai mai fatto,
e non ti ci metti, non ti ci sporchi le mani, io stesso ti dico perché io, perché non lo fai tu? E lì scatta il gioco delle competenze e quindi l'analisi delle persone che abbiamo attorno, che ci permette di dire queste competenze tu le hai, le voglio sfruttare, ma a me va di fare altro, aspetta, prima portiamo a casa questo, poi vediamo di sviluppare altre progettualità e di lavorare anche su percorsi formativi. Sempre pianificando. E, beh, questo era legato sempre alle start-up, tendenzialmente troppi caffè, cioè si fanno troppi incontri al bar che poi non portano a casa nulla. E prendere i caffè giusti con le persone giuste, cioè tendenzialmente bello incontrare e usare il tempo per incontrare tanti fornitori, partner possibili, ma noi dobbiamo vendere, quindi i clienti sono i primi con cui se dobbiamo prendere un caffè dobbiamo andare a parlare, nel senso che questo richiama il fatto di dover definire bene chi sono i propri clienti e attenzione, gli utenti non sono clienti. Questa che è una cosa che deve essere chiara nel momento in cui si va a sviluppare una startup sociale, gli utenti non pagano, non sono clienti paganti, c'è qualcuno che paga per loro. Bisogna capire chi è questo qualcuno e quindi qual è il modello di sostenibilità che sul business model canvas vi genera ricavi, qual è il modello di business. Beh, l'ultima, che dire, cioè di due cose siamo sicuri, della morte e delle tasse. Le tasse vanno pagate, se non pianificate le scadenze, lo scadenziario dell'IVA, lo scadenziario dell'IRES, le tasse legate ai costi del lavoro, l'IRAP e tutto il resto, vi trovate alla fine dell'anno con dei debiti verso l'erario per 15, 20, 30 mila euro che non sapete come ripianare e andate agli anni successivi a riportare a debito. E teniamone conto prima. Su questo un buon commercialista, cioè che sappia di cosa sta parlando, non fate fare commercialista sul non profit a chi non sa neanche che cos'è una Onlus, perché vi giocate il 50% delle attività che fate, però ci aiuta e lo fa lui. Noi dobbiamo sapere cosa sta facendo, come lo sta facendo e lo dobbiamo tradurre in termini di strategia, però lo fa lui. Noi non ci preoccupiamo tanto della parte tecnica, ma della parte strategica di quello che il riscontro rispetto a tutta la tassazione, tutta l'imposizione fiscale e tributaria ha come peso sul nostro percorso imprenditoriale. Questo una persona che lavora a partita IVA fondamentalmente lo fa ogni giorno. Ok, allora, sono le 4. Andiamo a lavorare su una serie di strumenti, definiti elementi strategici, che abbiamo iniziato a utilizzare per capire come mettere a frutto tutte quelle competenze, risorse, reti, tutto il resto, in termini di strumenti che ci permettano di rendere operativi i nostri contatti, le nostre risorse, le nostre capacità, eccetera. Vado un po' veloce sulla parte introduttiva perché sennò non riusciamo a fare il lavoro. E, vabbè, le slide siedono un po' così, però è lo stesso. E, gli elementi strategici li abbiamo, diciamo, categorizzati in 4 tipologie di elementi differenti, che sono da una parte tutta la sfera delle motivazioni e delle attitudini personali, le competenze, le risorse economiche a disposizione e il network di riferimento. Dopo le metterò a posto perché non ho capito perché non si vedono bene, cioè si vedono bene però. Ve le leggo io velocemente, la slide è quella dopo ma non riesco a leggerla solo qua. Per quanto riguarda le motivazioni e l'attitudine, andare a capire il proprio grado di libertà, cioè che tipo di tempo si vuole dedicare al lavoro o meno, tenendo conto del trade-off tra tempo libero e tempo di lavoro.
le proprie sicurezze, sia dal punto di vista della rete di supporto che abbiamo, sia dal punto di vista economico. Che tipo di rapporti con gli altri abbiamo e qual è il mondo, il contesto che mi circonda. Sono tutte cose che abbiamo già definito, ma che andiamo a clusterizzare. Questi sono tutti elementi che fanno riferimento a motivazioni e attitudini. Le competenze tecniche, tecniche specifiche o trasversali che abbiamo. Sappiamo fare project management, siamo specializzati in marketing, siamo dei social media manager, abbiamo iniziato a imparare a costruire siti su WordPress, siamo dei fotografi bravissimi, non ne capiamo una mazza di economia, però sappiamo girare la pasta frolla come nessun altro al mondo. Capire bene quali sono tutte le competenze tecniche, non tecniche, trasversali e non trasversali che nei processi di apprendimento formali e non formali della nostra vita abbiamo fatto, abbiamo ottenuto come nostro capitale personale di competenze. Tempo e denaro, lo abbiamo già detto prima, andiamo più a fondo, capitale a disposizione da rischiare, da investire, capacità di accesso al credito e quindi di avere anche garanzie che ci permettano di accedere al credito. Le tre F della prima parte del primo stage di investimento in una startup sono family, friends and fools, cioè la mia famiglia, i miei amici e i pazzi scatenati che stanno di fianco a me. E qual è il tempo di ritorno rispetto al punto di pareggio che la nostra impresa potrebbe avere, cioè qual è il tempo in cui ci possiamo permettere di investire risorse e in quanto tempo dobbiamo cercare di rendere quell'attività sostenibile o quantomeno redditizia, e qual è il reddito minimo che noi vogliamo guadagnare, quello che ci permette di vivere degnamente nel contesto in cui viviamo. È ovvio che questo, in un contesto come Lecce, sarà diverso dal livello minimo di reddito che ci permette di vivere a Milano, per diverse motivazioni, perché io qui probabilmente ho delle reti di prossimità, perché ho i genitori, perché il costo della vita è inferiore, perché gli spostamenti non mi costano perché mi riesco a muovere in bici, perché batte la pesca. Ma sono tutte considerazioni che se vado a vivere e lavorare in un'altra città devo tenere in conto, perché spostarmi in un'altra città mi costa 700 euro al mese. Network. Chiudiamo. Amici, parenti, colleghi, comunità di riferimento. Motivazioni e attitudini, perché voglio diventare imprenditore? Che cos'è che mi spinge a voler fare, se veramente voglio fare l'imprenditore, a voler intraprendere quella strada? Perché non è detto che io debba fare per forza l'imprenditore. Posso fare il commesso, posso fare il dipendente, posso fare il libero professionista. Fare l'imprenditore vuol dire tante cose, non solamente saper portare avanti un'attività. Ok, ci sono alcune caratteristiche che messa a matrice determinano determinati profili. Quindi caratteristiche relative alle attitudini delle persone in cui ci si ritrova tendenzialmente. L'esercizio che di solito facciamo fare è cercare di capire dove voi vi posizionate rispetto a questa categoria di aggettivi. Cioè, siete più persone introverse o siete più persone estroverse? Andando a vedere quel contesto lì e scrivetelo adesso. Vi sentite di più persone introverse o estroverse? Non è un corso di psicologia applicata, non vi preoccupate. Questo fattore determina anche la capacità che avremo in termini di leadership. Che non è detto che una persona introversa sia capace, ma anche una persona estroversa sia capace di fare il leader, va combinata con un'altra serie di fattori. Tendenzialmente è più probabile che un leader sia una persona estroversa, ma non è detto, perché probabilmente non tiene in considerazione un'altra serie di caratteristiche necessarie per portare avanti un progetto. Non? Non?
Ok, no, potete dire anche un po', potete dire che sono generaliste. Provate a fare lo sforzo di inquadrarvi. È sempre un esercizio, quindi sicuramente ci possono, potevamo mettere 200 categorie di aggettivi differenti o di sostantivi differenti. Ok. Sono un ragionatore o sono un irrazionale? Cioè, se penso a me, e ripeto, non al mio progetto, ma a me nella mia vita quotidiana, dove mi trovo? Queste categorie le possiamo inserire all'interno di una matrice che ci permette di definire una serie di tipologie di imprenditori che hanno caratteristiche differenti. Si legge Marina anche questo, vi lascerò le slide e poi ve le andate a leggere. Però tendenzialmente una persona più introversa e strategica, cioè pensierosa, pensa prima di agire innanzitutto. Quindi è tendenzialmente uno stratega che ha una visione ben orientata delle cose, ma che dall'altra parte tende ad essere pesantemente perfezionista e quindi a focalizzarsi sui dettagli. Dall'altra parte, una persona che è introversa, ma che va molto più a fare presa, a far leva sull'irragionevolezza, sulla sua spinta motivazionale, si focalizza sui valori e sulle relazioni e interiorizza molto quello che è il contesto di riferimento in cui lui sta agendo come agente del cambiamento o come persona, e è fortemente determinato, ma se gli prende il giorno sbagliato è finita perché non gli si può più parlare. E tendenzialmente questo vuol dire che se quel giorno c'è da chiudere un contratto, non lo può chiudere lui. Vabbè, raga, niente. Le guarderete meglio sulle slide. Il bello della diretta è anche questa. Allora, una persona che è estroversa e si lancia con passione in tutto, tendenzialmente va bene, socievole, raggiante, è una persona che spinge, una persona che aggrega, una persona che stravede tutto, ma non sa quando fermarsi. Ci sono dei momenti nella vita in cui tendenzialmente devi fermarti un attimo a pensare se quello che stai facendo lo stai facendo per gli altri o lo stai facendo per te. E quindi se il tuo progetto associativo che porti avanti da 10 anni ha ancora quel senso oppure no, o il tuo progetto di impresa, o il tuo progetto di vita, o qualsiasi cosa. E l'essere impulsivi e frenetici nel momento in cui si mette su una startup può spingerci a fare determinate scelte, che siano di partenariati, che siano di economiche, che siano anche di scelta dei fornitori, che a lungo termine si rivelano essere non proficue. La persona estroversa, ma che tendenzialmente è strategicamente orientata e pensa prima di agire, è una persona orientata all'azione e movimento, con degli obiettivi chiari, molto rivolto a quello che è la realtà, sa comunicarsi in termini di sicurezza, ma questa sicurezza e questo orientamento all'obiettivo gli fa vedere quell'obiettivo come l'unico raggiungibile in quel momento e come unica priorità. E quindi se qualcuno gli dice guarda che forse anche no, tendenzialmente lui impazzisce e ti mangia. Non so se vi riconoscete o meno in qualcuno di questi tipi, ma l'esercizio. No, guardatevi sempre anche nei dettagli, guardate più il lato positivo della cosa che il lato negativo. Allora, il volervi dare questa matrice di lettura. E anche perché nel momento in cui andiamo a fare invece delle matrici più tecniche, tendenzialmente
tenere in considerazione chi si è ci permette di capire che livello di competenze possiamo mettere sul progetto e su che tempo. Torniamo indietro. Oh, si legge, incredibile. La tecnologia. E identificati in uno di questi quattro tipi, perché l'esercizio che vorrei fare è di mettere insieme quattro tipi diversi. Ok? Cioè provare a mettere insieme progetti con quattro tipi diversi di persone. Non so se sarà possibile, probabilmente non sarà così. Non è questa la classificazione che mi interessa guardare oggi. Però provate a segnarvi 1, 2, 3 e 4 in che quadrante ricadete. E non me lo direte a me, è una cosa che vi tenete tra voi e ve la discutete tra di voi. Anzi, non la tirate neanche fuori, la tiriamo fuori alla fine. Esercizi invece da fare, e questo da fare adesso, vedete quell'insieme di competenze, segnatevi da 1 a 5 dove pensate, che tipo di competenze pensate di avere, che no, non mi importa se mettete 1 a tutti, va bene lo stesso. Definite con un commento, una parola chiave, quella caratteristica, cioè quella, scusate, competenza, perché. Questo invece ci serve, nel senso che nella definizione dei gruppi di lavoro vorrei cercare di mettere insieme persone con competenze diverse e che quindi riconoscono di avere quel tipo di competenza, per poi vedere se effettivamente anche voi, nel momento in cui dovete implementarla, siete coscienti o meno di averla e a che livello. Questo permette anche alle altre persone di capire se anche loro hanno effettivamente rispetto agli altri quelle competenze e a che livello ne hanno. O in che misura. Puoi fare una piccola descrizione di natura? Sì. Assolutamente. Allora, per quanto riguarda il project management, si tratta semplicemente del riuscire ad attribuire il giusto tempo a determinati obiettivi con le risorse limitate che avete a disposizione. È la classica funzione che tendenzialmente pianifica strategicamente l'operato della startup. La capacità di innovation management o di andare a ricercare anche nel contesto circostante le innovazioni e i cambiamenti che si stanno attivando. Può essere una capacità tecnica e non tecnica, nel senso che una persona può essere capace di analizzare il contesto anche con delle competenze di tipo prettamente non tecnico, cioè di scienze umanistiche, mettiamola da questo punto di vista, quindi con competenze umanistiche e non tecnologiche. Molto spesso chi si occupa di risorse umane, ma anche di pianificazione e strategia, è laureato in filosofia, perché imparare competenze tecniche non ci vuole tanto, basta studiare, ma imparare ad analizzare il contesto e a leggere le persone è una cosa che o sai fare o non sai fare, ed è molto difficile impararla. Anche per i processi di open innovation che sempre più le grandi corporate si trovano ad affrontare, cioè la capacità di farsi contaminare da processi di innovazione esterna che vengono fatti confluire all'interno della catena del valore aziendale, spesso in queste funzioni mettono dei tecnici che abbiano però competenze in ordine alla capacità relazionale e di relazionarsi con le altre persone, perché se io riesco a leggere in una persona il potenziale di sviluppo che questa persona ha, anche se ho davanti a me un prototipo scarso, io so che quella persona ci investirà un sacco di tempo e riuscirà a darmelo per avere quel prototipo funzionante prima di tutti gli altri. Commerciale e vendite è tendenzialmente quello che ha la faccia di tolla, cioè quello che nella vita ha fondamentalmente sempre fatto il PR, quello che a scuola aveva i biglietti della discoteca o aveva i biglietti della pesca di beneficenza e riusciva a venderli tutti. Nel mio ambito, adesso vi svelo l'arcano, io sono uno scout, nel mio ambito era quello che ogni settimana riusciva a prendere i calendari e a venderne 5, 10, 15, 20, andando veramente fuori da tutte le chiese di Bologna e vendendoli a chiunque.
è quello che non si preoccupa tendenzialmente di a chi sta vendendo. Lui deve vendere, però sa cosa sta vendendo. Ha una forte capacità di analisi tecnica del prodotto, conosce il mercato, conosce il contesto, sa a chi deve vendere cosa e lo va a cercare. Comunicazione e marketing è tutto il contesto di analisi dati di mercato e dall'altra parte di capacità di comunicare quello che noi stiamo facendo, il valore aggiunto della nostra attività di impresa all'esterno. Sempre più oggi questa persona è una persona che deve sapere anche vendere, perché le vetrine social sono una capacità di raggiungere clienti e di vendere un prodotto o un servizio. Sempre di più questa persona è una persona che deve sapere cosa si muove attorno al contesto, analizzare le politiche, analizzare gli articoli, analizzare il contesto politico di riferimento. È una persona che probabilmente non si fa neanche vedere, ma agisce in background, però conosce tutto di quello che è il linguaggio di comunicazione che si usa rispetto a un determinato prodotto e a un determinato settore. Sa usare i linguaggi e li sa usare nel momento giusto. La pianificazione e controllo è quella che tendenzialmente prende il project manager e gli dice: ok, diamoci degli obiettivi raggiungibili con dei task in cui io ti controllo. Il pianificatore è colui che sa come gestire i conti, sa fare analisi previsionali, sa pianificare il budgeting, sa tendenzialmente analizzare quali possono essere nelle vie, negli scenari differenti, tutti i costi nascosti o inaspettati verso cui stiamo andando. Cioè è una persona che ha la capacità di avere intanto una dotazione tecnica di competenze di controllo di gestione o di pianificazione in termini di budgeting. Conosce i costi rispetto alle attività dell'impresa e conosce i costi esterni che effettivamente altre imprese sostengono sulle stesse attività per capire se stiamo andando nella direzione giusta o meno, e sa come andare a verificare, a pianificare le scadenze, e tendenzialmente è quello che va a rompere i maroni a tutti gli altri. Perché tu mi hai detto che la campagna di comunicazione avrebbe raggiunto 2.500 persone entro il 10 dicembre. Siamo al 9 e ne hai raggiunte 1.500. Perché l'investimento fatto è tutto e meno e più. Ok, alla prossima non ti do budget o te ne do in maniera limitata. Processi operation sono è il cuore pulsante delle attività, cioè sono i processi operativi che servono per far sì che quell'attività riesca. Io posso pianificare tutto quello che voglio, ma se in fabbrica non c'è qualcuno che mi mette nel tornio quel determinato tipo di materiale, mi fa uscire la vite filettata come deve essere, il mio prodotto non lo vendo, perché tendenzialmente al quinto prodotto che ha una vite sbagliata e si rompe, non lo vendo più. I processi di operation all'interno del contesto dei servizi sono un mare magnum di attività, perché sono sempre interrelati con la comunicazione, con il commerciale, con il project management. Mi viene da dire che un project manager tendenzialmente deve possedere tutte le altre caratteristiche. Un analista di processi è anche colui il quale sa come allocare le persone giuste nei posti giusti. Scusate. Le competenze tecniche sono quelle proprie del vostro settore di riferimento. Voi siete dei fotografi? Ok, quella cosa la dovete saper fare bene. Ma siete dei fotografi, quindi probabilmente non vi dovrete mai occupare, e questo non è vero, perché dovete pianificare le uscite, dovete pianificare i contratti, dovete pianificare i 3 matrimoni che avete nello stesso weekend e nello stesso tempo, lo stesso domenica, dovete uscire con un articolo sul giornale in cui ci deve essere la vostra foto. Per forza di cose, caratteristiche e competenze trasversali le avete sviluppate. Siete artisti? Siete pittori? Il dipinto deve essere pronto per tale data? Ho finito la tempera in casa? Non può succedere. Io pianifico la mia attività in modo tale da avere il pennello giusto, nella tela giusta, al momento giusto. E che quella pennellata, che è un segno della mia capacità espressiva,
È una pennellata che io so già, perché ho già pianificato che andrà in quella posizione, in quel momento e con quel tipo di tocco. Che poi le persone che hanno competenze di tipo culturale, creativo, artistico non riescono a riconoscere le loro competenze in termini di processi trasversali, è semplicemente perché non si mettono mai lì a ragionare cosa fanno tutti i giorni. Ma competenze del genere tutte le persone le possiedono a livello differente. Avete, nonostante che abbia parlato per 2 ore, altra determinante, il tempo. E queste sono 4 categorie che ci siamo divertiti a mettere noi. Può essere semplicemente una timeline che vi date voi con delle milestone, è una parola che conoscete benissimo, di progetto, di riferimento. Datevele le milestone, cercate di rispettarle. Cioè non è che sono lì a caso. Poi per i progettisti europei è un delirio perché ogni volta se le danno e poi sono i partner che non rispettano le scadenze date. E così come per i referenti acquisti, ai referenti acquisti vengono date del milestone e magari non riescono a chiudere i contratti in quel momento. Su un progetto in avvio, ragionare in termini di processi operativi, di operation, non ha tanto senso. All'inizio, subito all'inizio, ha più senso ragionare in questi sensi. Ho un'idea, la sto validando, validare, vedrete domani cosa significa. Vedo che c'è un mercato, sto rispondendo a un bisogno, ho una buona risposta, ok, quando esco? Se esco domani e il giorno giusto per uscire era oggi, mi sono già fottuto un giorno. Non abbiamo paura di uscire. Non è perfetto il prodotto? Perfetto, sono uscito, ho visto che non è perfetto, ci ritorno sopra. Ma se non sono uscito è il mio giocattolo e basta. Entro quanto tempo mi voglio rendere economicamente sostenibile e da quando voglio iniziare a pagarmi, sapendo che il periodo di startup è tendenzialmente il periodo in cui non vedete un ghello. Questo sappiatelo, perché il periodo di startup di un progetto, i finanziatori non finanziano le persone, finanziano il progetto, finanziano lo sviluppo del progetto. Poi può essere che questo in 6 mesi generi ricavi, in 3 mesi, in 1 anno generi ricavi per finanziare le persone. Ma il finanziatore non finanzia la risorsa umana. Progetti che abbiamo visto prima, quello che ho seguito io, Spinner, quello della Puglia, danno borse di studio, borse di ricerca proprio per permettere alle persone di investire nel progetto e portarlo ai finanziatori. E l'ultimo è che a un certo punto anche la pazienza dei miei cari ha un limite, e questo è tendenzialmente quel limite che ci permette di dire entro quanto dobbiamo essere sostenibili, perché fondamentalmente è il primo limite che ci viene dato. Mia mamma mi vedeva, no, mia mamma non so neanche io cosa mi vedesse, ogni volta che le parlo è difficile spiegarne, parlavamo ieri anche con Bruno, spiegare che cosa faccio di lavoro. E però se mia mamma mi vede ingegnere e io sto facendo il saltimbanco, ma ho un progetto in testa che è fare una scuola di circo per bambini disabili, e mia madre continua a vedere che vado in giro a fare cappello per riuscire a pagarmi da mangiare ogni giorno, a un certo punto forse se non le spiego quello che sto facendo e non le faccio capire il valore del mio progetto, mi dice: guarda che tuo zio lavora in banca, vai da lui. Denaro. Abbiamo capito che c'è il tempo, diamoci dei limiti. Sempre ragionando in termini di quel video che abbiamo visto prima, spese che possiamo affrontare. Non andiamo a ragionare su bandi a cui applicheremo perché abbiamo un progetto unico che sicuramente vincerà. No, perché come voi, vedi Culturability dello scorso anno, ci sono altri 840 progetti che la pensano allo stesso modo. E i fondi ci sono solo per 15. Questo vi dà un'idea del tasso di percentuale, della percentuale, la stessa cosa sul bando che fare l'anno prima. Noi abbiamo avuto in un certo senso più fortuna perché ne sono arrivati solo 200 e per sceglierne 8 ci abbiamo messo 2 mesi e mezzo.
perché abbiamo voluto fare i colloqui, abbiamo voluto capire le persone, abbiamo avuto 15 valutatori che hanno valutato ogni singolo progetto, quindi andare a differenziare il capitale, Love Capital, le tre F sono quelle che vi dicevo prima, famiglia, amici e pazzi. E andare a ragionare in termini di diversificazione e di ammontare di risorse necessarie ci permette anche di pianificare quali operazioni fare prima e quali fare dopo e come finanziarle. Darci un taglio e capire quali affrontare prima o dopo ci serve a determinare anche quali sono effettivamente le tipologie di capitali che possiamo arrivare ad attivare in un tempo ragionevole, legate alla dimensione del capitale, del denaro che serve al progetto, alla dimensione del tempo. Ultima cosa, il network di riferimento. Questo network è composto da familiari, amici, reti estesi, reti di capitale sociale sul territorio, reti di contatti a livello di istituzioni, piuttosto che di associazioni imprenditoriali, associazioni datoriali, piuttosto che di contatti esteri. Tutto questo insieme di persone possono essere attivate in maniera semplice o possono, come si dice, essere dormienti, cioè per attivarli ci vuole un sacco di tempo. Ovviamente quelli che ci interessano nell'immediato sono quelli sopra. E infine, volendo fare, diciamo, un riassunto di queste 5 puntate, questa è una matrice che ci permette di una piccola matrice che ci permette di dire rispetto a questi item quanto effettivamente, considerando gli elementi strategici che abbiamo messo al sistema, quanto effettivamente è allineata alla mia passione questa idea? Sì, no, poco, tanto? La ritengo rischiosa? Sì, no, poco, quanto? Eccetera, eccetera. E questo ci permette di avere un benchmark di riferimento riassuntivo rispetto a che cosa mi serve adesso per far sì che quell'idea possa diventare un'attività imprenditoriale sostenibile. Ultimo momento di ispirazione, poi se vedete qua c'era buon pranzo dopo, quindi cioè siamo, come dire, ultimo momento di ispirazione è questo, è un video su, spero di aver beccato quello giusto, 7 chiavi che ci possono portare al successo, dopodiché interrompiamo un attimo e lavoriamo sui progetti. Quindi quello che vi chiederò di fare dopo è di presentare vostre idee, progetti, business model canvas che avete, se li avete, e ci ragioneremo. È un video molto veloce, oddio, no? Infatti vedi che non era questo. Vedi che non era questo? E no, era questo invece, sì, che fa parte del TED che c'è stato a Lecce, mi pare che sia o l'anno scorso, due anni fa, molto carino, è in italiano, quindi facilmente fruibile, l'avevo lanciato, cazzo, dai, sì, era quello che abbiamo visto prima all'inizio come prova. E non c'entra niente con lo startup d'impresa, o perlomeno c'entra solo in parte. Buonasera a tutti. Io oggi
parlo brevemente di un tubicino, il contenuto di questo tubicino e tre cucchiai. Il tubicino è l'idea. Lui è un ricercatore in chimica. I tre cucchiai sono i tre equilibri che hanno consentito a quest'idea di passare dal banco di un laboratorio a diventare un multinazionale. Non è niente a che vedere con la tecnologia, la ricerca, molto riguarda quello che abbiamo dentro, il nostro essere uomini e donne e come li gestiamo. Gli equilibri sono le nostre emozioni, quello che ho imparato da questa esperienza. E non c'è niente a che vedere neanche con i finanziamenti o il denaro. Viviamo un periodo di crisi, lo dicono tutti, c'è stata la crisi anche in passato, ci sarà in futuro, ma io una volta l'ho imparata per certa. Ci sono molti più soldi che buone idee. E quindi volevo un attimo raccontarvi di qual è questa esperienza. L'idea era, diciamo, raccontarla abbastanza semplice, e farlo è stato un po' più complicato. 15 anni fa c'erano ancora i capelli e venne da noi al dipartimento una multinazionale che vendeva pannolini e prodotti assorbenti per l'igiene personale e ci disse: abbiamo l'idea di fare un pannolino completamente biodegradabile. Ora, vedete, fare il pannolino biodegradabile è abbastanza facile, tranne per il materiale interno, che è un super assorbente. Un materiale come questo che ho gettato adesso nel bicchiere, che è in grado di assorbire anche un litro d'acqua per grammo di materiale secco. Loro volevano fare il pannolino completamente biodegradabile e noi dovevamo fare il super assorbente interno. E lo facevamo. Però lì mi scontrai con il primo dei tre libri, li raffiguro con dei tre cucchiai, volevo fare delle slide, però ho pensato che forse così è più immediato. Il primo equilibrio è tra infatuazione e amore. L'infatuazione è innamorarsi di una cosa per com'è. Amore è amare una cosa per come cambia. Sono sicuro che quanti di voi in sala sono innamorati di una donna, di un uomo, sono innamorati per come cambia nel tempo. Darwin disse che la specie che sopravvive è quella più facilmente adatta al cambiamento. All'inizio un ricercatore, un inventore, ha sempre l'infatuazione. La mia è questa. Ero infatuato, non amavo questo materiale. Io vedevo pannolini super biodegradabili in giro per il mondo, mamme felici, bambini che si vedevano, niente più rifiuti nelle città. Mi fu rotta un pomeriggio d'inverno quando il presidente della multinazionale venne a Napoli e disse: sai che c'è di nuovo questo prodotto, questo brevetto che fatto ce lo mettiamo nel cassetto, non lo utilizziamo. Come? No, ci serve un posto troppo elevato per andare sul mercato. Noi vogliamo fare solo sapere i nostri competitor che ce l'abbiamo. Mi arrabbiai tantissimo. Però capii che io dovevo fare qualcos'altro con questo materiale. E allora cerchiamo di capire come cambiamo questo materiale. Quali erano le altre applicazioni? Pensavo all'agricoltura, rilascio di acqua nutrienti e coltivazione in zone aree del deserto e del soggiorno di tanto. Facciamo anche delle cose difficili da andare sul mercato. Prodotti per la dialisi, assorbono l'acqua dall'intestino e così diminuiscono il contenuto d'acqua delle linee di dialisi. Sperimentazione sul nuovo molto lunga, prima che ero a Boston e un gruppo di investitori si è accorto che con questo materiale si poteva fare una cosa banale, oltre ad essere biodegradabile, si poteva mangiare. Era un'unicità. Utilizzalo come superassorbente bulking agent per diete ipocalorica, che lo ingerisci, si gonfia lo stomaco d'assenza di sazietà. È cambiato tante volte questo materiale, e questo è stato il primo cambiamento. Capire che la prima applicazione, quella della quale ci si infatua, non è la vera applicazione che può andare sul mercato. Oggi questa è diventata un'impresa ormai multinazionale. Secondo equilibrio, vado veloce perché ci stiamo impettinando. Il secondo equilibrio è tra paura e specializzazione. A
All'inizio avevamo tanta paura, ma veramente tanta. Dopo l'informazione appunto iniziale di tanto entusiasmo, ma si sarà una grande impresa, viene la paura che le cose possono non andare bene, che le persone investano tanti soldi e magari dei rubi, la paura delle sperimentazioni che fanno male. Infatti i primi investitori ci lasciarono per questo, perché non c'era una specializzazione sufficiente per capire che questo prodotto era vincente. Però avere paura è importante, perché se si ha paura vuol dire che si crede veramente in quella cosa, che ci si tiene parecchio. E io ne ho tante di paura, forse non ancora abbastanza. Però vincere questa paura è l'aspetto fondamentale. Vincerla con la specializzazione. Io l'unica cosa che sapevo, non sapevo fare impresa, non so fare neanche adesso, però conoscevo molto bene questo materiale. E così fumo in grado di cambiarlo ancora una volta per poterlo portare sul mercato. Gli investitori nuovi che entravano conoscevano molto bene il mercato. Se ti chiedono di fare un salto nel vuoto, tu non lo fai, ma se ti dicono che oltre il vuoto c'è una pedana molto solida e te la fanno anche vedere, tu vai con loro e il loro profilo di rischio si abbassa. E quindi bisogna vincere la seconda, il secondo equilibrio e far diventare la paura forte della sua specializzazione. Il terzo equilibrio è tra fallimento e successo. Nella nostra società, nel nostro modo di vivere molto rapido, queste due cose sembrano completamente separate, in realtà sono la stessa cosa. Gli Stati Uniti dicono che un imprenditore non è un imprenditore se non fallisce almeno 3 volte. Io sono un grandissimo fallitore, io ho fallito tante volte, ho fallito con i bambolini, ho fallito con l'agricoltura, provo a fare anche i giocattolini con questo genere. Il successo è capire l'importanza del fallimento. E chiudo con questo aneddoto. Quando dovevo scegliere il responsabile della sperimentazione sull'uomo, il nostro amministratore delegato disse: ragazzi, grande successo, siamo riusciti a prendere il responsabile del fallimento della Limona Bank, un farmaco che ha speso 200 milioni e fallito in fase 3. Tutti erano da dire, io pensavo che sono pazzi, non sono scemo. E invece no. Quella persona ci ha traghettato fino al successo con la nuova multinazionale. È per questo che dico a tutti i giovani di età e di spirito: non abbiate paura della vostra giovinezza, confrontatevi con i fallimenti, perché, come disse un vecchio professore di chimica, i giovani sono come le rondini, fanno una gran confusione, ma volano sempre verso la primavera. Grazie. Ok, contesto insomma è quello dei TED Talks, quindi sempre molto di ispirazione, ovviamente è un contesto veramente da tecnologi estremi, ma se andate a leggere tra le righe ritroviamo le stesse cose di cui abbiamo parlato fino ad ora, cioè tendenzialmente successo e fallimento sono interdipendenti, il fatto di specializzarsi in una particolare cosa non deve essere una cosa che ci blocca, ma deve essere una cosa che ci permette di affrontare, tenendo in considerazione dei limiti che abbiamo e il mercato che stiamo affrontando. E dall'altra parte il fatto di innamorarci del progetto a tal punto da non vedere le possibili alternative che lo stesso progetto può sviluppare in termini di altra progettualità. E questo per il non profit è fondamentale nel momento in cui vuole sviluppare innovazione, vuole creare impresa. Sono 3 caratteristiche che ci ritroveremo sempre nel momento in cui andiamo a prendere i nostri progetti e volerli rendere economicamente sostenibili. Buon pranzo. Una bella frase d'inizio per lasciarvi così e poi... finalmente, anche per me, lascio a voi la parola. Lascio a voi la parola cosa vuol dire? Vuol dire che io non so perché non ho avuto modo di vedere tutte le 16 ore di intervento di Stefano sui vostri business model canvas, che tipo di progettualità stiate portando avanti, non so che tipo di idee avete, vi chiederò di, e magari questo è il momento in cui ci prendiamo, insomma,
una pausa per anche confrontarci, vi chiederò di capire chi siete, cosa state facendo, ma mi piacerebbe uscire da quest'aula con dei progetti che effettivamente possano andare verso il futuro. Questo perché? Perché, se volete, è una mia vocazione. Cioè, quello che mi piace fare in questi contesti è dare degli strumenti per creare qualcosa che effettivamente sia fattibile in un tempo relativamente breve. E il fatto di operare su un contesto di un bando aiuta molto, oltretutto un bando che veramente può prendere in mezzo tutto. E tengo tanto a questa frase, ci sono due frasi di Calvino che mi porto sempre dietro, una è questa e l'altra è dalle città invisibili. Perché tengo a questa frase? Perché è quello che nel momento in cui sono entrato in facoltà economia sociale mi ha permesso di sviluppare insieme ad altri ragazzi pazzi visionari che adesso sono sparsi in giro per l'Italia e per il mondo a sviluppare business sociali o a lavorare in grandi ONG, e mi ha permesso di focalizzarmi sul contenuto di quell'associazione e tendenzialmente di rimanere l'unico a traghettarla verso un futuro che adesso sta tornando ad essere una cosa interessante e sostenibile con dei nuovi studenti. Era un'associazione studentesca, ci occupavamo, avevamo un'associazione che è una roba fenice continua, nel senso che ha cicli continui di studenti, ha fatto crescere nuove progettualità per l'economia sociale, si chiama Non Profit Lab, è all'interno del contesto della del corso di economia sociale della Facoltà di Economia di Forlì e ci ha permesso di fare veramente pratiche di innovazione sociale sul territorio, formando noi stessi e formando i ragazzi, quindi progetti territoriali di sviluppo su 100 studenti delle scuole medie in cui andavamo in classe a parlargli noi di 22 anni, 25 anni di commercio eco, di altra economia, di campagna sugli abiti puliti, eravamo dei visionari in tutto e per tutto. Tisane fino alle 5 di mattina a parlare di questo e quello. E questa frase mi ha sempre dato, come dire, due punti di vista effettivamente realistici. Cioè, è vero che le associazioni ci permettono di migliorare quali che siano in qualche modo la società. Ed è vero che avere un problema comune ci permette di avere, di poter mettere le nostre competenze e capacità a servizio della risoluzione di quel problema. E me ne sono reso conto andando a fare servizio durante il terremoto in zona modenese, dove a 3-4 mesi dall'attivazione, insomma, dall'evento catastrofale, ci chiamarono per attivarci durante l'estate per fare tendenzialmente quello che sappiamo fare noi, che è tenere dei bambini. E mi sono reso conto che per quanto l'associazionismo sia una cosa buona e permetta di attivarsi in maniera veloce, per quanto il problema possa essere comune e sentito anche dalle persone che stanno vicino, a un certo punto, quando quel problema non c'è più, o quando quel problema è cambiato, bisogna cambiare la mission. Ed è necessario farlo, perché sennò si rimane sempre concentrati unicamente, è necessario, ribadisco, in un contesto di start-up, o di nuova imprenditorialità, o di imprenditorialità. Perché è necessario? Perché se ci costringiamo a ragionare sempre nello stesso territorio, con le stesse persone, e radichiamo delle convinzioni, non abbiamo più la capacità di guardare ai bisogni emergenti del contesto esterno, che in ottica associativa sono capacità di generare impatto, in ottica imprenditoriale sono nuove possibilità di mercato. Tocca a voi. Tocca a voi cosa vuol dire? Vuol dire che vorrei sapere velocemente da voi chi siete, in questo modo riesco finalmente a dare a delle persone e a delle righe su Excel con dei nomi e delle caratteristiche, anche delle facce, sempre sperando di averci beccato bene con le persone, perché magari, cioè,
sono andato a prendere persone differenti, però ho visto delle facce che ho riconosciuto. E qual è il vostro prossimo viaggio? Dove pensate il primo che avete da fare o che pianificate? E cosa vi aspettavate da questo percorso? E un vostro ideale di imprenditore? Non è una cosa obbligatoria, non obbligo nessuno a fare delle cose. Se qualcuno vuole mettersi in gioco per farlo, lo può fare in questo momento. E io questo è il momento in cui però interromperei, come dire, anche lo streaming, perché se dopo lavoriamo sui progetti e andiamo coi gruppi rischiamo di... No, questo cioè, se qualcuno ha voglia di... Se no, facciamo così, tenetelo come esercizio e lo, cioè, scrivetevi queste quattro domande e lo riprendiamo fuori dopo anche questo. Quindi altrimenti possiamo fare questo, lo streaming, e poi andiamo a lavorare in gruppo? Lo facciamo dopo nella restituzione del progetto. Lo facciamo dopo nella restituzione del progetto. Segnate velocemente, sono, potrebbe esserci qualsiasi domanda lì dentro, qualsiasi suggestione, veramente sono cose banali che però aiutano anche a capire chi abbiamo di fronte. E, altra cosa, nel momento in cui pensiamo alla nostra idea, fantastico, insomma qua c'era una frase relativa a un... Sì, scusate. Ditemi quando ci siete, così... alle 5 la mancanza di caffeina inizia a farsi sentire. Le avete prese? Ok. Forse non si vede, ve la leggo sempre io qua. Nella slide successiva, che non si riesce a leggere, c'era una frase: un negozio di biscotti è una cattiva idea, inoltre le ricerche di mercato dicono che in America vanno i biscotti croccanti e non quelli morbidi e gommosi che fate voi. Questa è una frase che hanno detto alcuni venture capital a Debbie Fields. La Mrs. Fields è una società che produce biscotti e che oggi vanta più di 1200 franchisee in 22 paesi del mondo. Quindi non sempre i venture capital ci prendono. Cioè, la nostra idea... Cioè, quindi prima io che l'avevo finanziato... Esatto. E quindi, questo è per dirvi, tenete comunque fede alla vostra idea. Cioè, se il sogno c'è e ci sono le risorse per portarla avanti, ogni tanto anche sentirsi dire dei no va bene. Ok, allora, io qua ho fatto una scaletta per capire di cosa parla la vostra idea. Okay. Cioè, è già partito l'applauso, fantastico. Fantastico. Vi dico, io adesso partirei appunto con quantomeno i lavori di presentazione dei... Scusate, vado avanti perché devo capire... Ok. Il lavoro di presentazione dei progetti, perché mi serve di capire di che cosa stiamo parlando. Cioè, altrimenti non entro mai dentro e diventa difficile anche solo riuscire anche a darvi dei suggerimenti, che poi io non ho la scienza infusa, quindi magari non ne so niente del vostro settore, però l'idea che c'è nel momento in cui attiviamo anche percorsi con i mentor all'interno del contesto del percorso di accelerazione è proprio quella di farsi permeare
da persone che magari non ne sanno niente, ma hanno una visione su un determinato aspetto, caratteristica del progetto a cui voi non avevate pensato. Quindi, direi che stop alle telecamere. Ci prendiamo anche 5 minuti di pausa e poi la pausa la tiriamo avanti. In questi 5 minuti non fuggite ovunque perché il primo caffè era attraverso il compenso. Allora, qua la discussione si fa, Come si allunga, continuate, continuate, non vi preoccupate, la discussione si allunga, ero col quindi sospendiamo lo compenso, streaming come che sistema di per questa pagamento sera e utilizzo lo facciamo e ripartire domani mattina, quali sempre sono alle i 9:30 criteri con finali che Matteo posso dare Boccia, nel il proseguio incontro di in relazione Startup a una Incubazione. persona con un'altra.